Nel bellissimo scenario del convento di Sant'Antonio a Rivello, l'associazione culturale La Biblioteca Rivellese e la Mongolfiera, con il patrocinio del comune, hanno presentato un pomeriggio in rosa con il convegno dibattito sulla prevenzione oncologica. Hanno partecipato il professor Giovanni Filizzola, presidente dell'associazione culturale La Biblioteca Rivellese. Le relazioni del dottore Ivano Schito, prevenzione e trattamento del tumore alla mammella, il dottore Nicola Lisanti, prevenzione oncologica di utero e ovaio, la dottoressa Isabella Solimeo, alimentazione e cancro alla mammella, la dottoressa Gilda Chiara Suma, l'influenza della mente nelle malattie oncologiche, ha moderato la professoressa Maria Carmela Palmieri. Mentre guardiamo le immagini della serata, conosciamo dal presidente Filizzola la sua associazione e ascoltiamo la dottoressa Solimeo. È una piccola associazione che nel nostro comune cerca di ricreare un po' una certa tradizione che c'è stata in passato a Rivello dell'associazionismo culturale. C'era in passato il Circolo Leirone, che ha avuto un periodo aureo notevole tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Poi queste iniziative trovano nei nostri centri una serie di difficoltà, non hanno vita facile, ma 10 anni fa abbiamo fondato questa associazione e facciamo un po' di tutto ciò che riguarda, diciamo, il mondo della cultura, certo, dalla presentazione dei libri alla proiezione dei film, piccoli viaggi alla riscoperta di centri come Rivello, in particolare della Basilicata, ma non solo, del Cilento, della Calabria, dibattiti anche su problemi sociali, come quello di stasera, per esempio, certamente. Problemi sociali, i temi della scuola, insomma, cerchiamo di svolgere un ruolo che secondo me in una piccola comunità è necessario, anche per salvaguardare un po', diciamo, spazi di identità, no? Identità aperte, mai chiuse, ma è importante conservare memoria e svilupparla anche in vista del futuro. Questa sera abbiamo detto un incontro, diciamo, importante. Si parla di prevenzione del male del secolo, insomma, no? Si parla di prevenzione oncologica, soprattutto riferita ai tumori femminili. Abbiamo con noi un'equipe che opera soprattutto nella zona vicina della Calabria, a Castrovillari, di cui fa parte anche una nostra concittadina che è una biologa nutrizionista, la dottoressa Solimeo, e grazie alla quale abbiamo pensato di fare questo momento per parlare di prevenzione anche con interventi appunto di specialisti che sappiano dare dei consigli, che sappiano dare delle indicazioni, sensibilizzare l'opinione pubblica, perché questi mali, come tutto, non sono solamente destino e fato, no? Spesso l'uomo ci mette del suo per aggravare le situazioni, e noi dobbiamo fare il possibile per salvaguardare la salute, che è ovviamente il bene primario. La prevenzione. Le donne che ci stanno guardando, ma non solo le donne, ecco, come devono fare prevenzione, dottoressa? Infatti questa sera parliamo proprio di prevenzione, in particolar modo dei tumori femminili. In particolar modo parleremo di prevenzione a 360 gradi, dall'alimentazione, che è appunto il mio argomento, ai test genetici predittivi oncologici, alla ginecologia, in particolar modo della prevenzione al tumore al collo dell'utero e ovaio. E dopodiché parleremo anche a livello di psiche, la psiche collegata alla malattia. Nella nostra zona, a Rivello, ma anche nei paesi vicini, ecco, l'incidenza com'è, dottoressa? L'incidenza, devo dire, purtroppo è aumentata negli ultimi anni anche nei nostri paesini, in Basilicata in particolar modo. A livello nazionale l'incidenza è aumentata del 5,5% in tutta Italia, quindi pari a circa 550.000 tumori al seno, in particolar modo in più all'anno. Però un fattore importante, ci tengo a sottolinearlo, che guariscono molte più donne rispetto al passato. Infatti si ha un tasso di guarigione superiore al 2,2% rispetto al passato. Da noi, diciamo, ecco, le strutture per curare eventuali, ecco, diciamo, problemi di questo genere. Allora, qui in Basilicata le strutture, in particolar modo che si occupano dei tumori, in particolar modo dei tumori femminili, troviamo Potenza, certo. È un ottimo centro dove appunto si rivolgono persone proprio con questo problema,
per le terapie Matera, Rio Nero in Vulture, Potenza stessa, sono centri eccellenti per la cura. Io poi lavoro anche in Calabria, in Alta Calabria, a Castrovilla, dove c'è appunto il reparto di oncologia, dove vengono eseguiti i protocolli di chemioterapia sempre a 360 gradi. Quindi sia in Basilicata che in Calabria abbiamo tante strutture.